È stata istituita la commissione banche, tra 5 mesi di fatto però finisce la legislatura. Che senso ha avuto a questo punto, soprattutto con il fatto che il PD ha appoggiato Casini come presidente, uno che poco prima diceva è soltanto propaganda istituire una commissione? Beh, che intanto è una bella soddisfazione che anche chi non voleva quella commissione ci debba partecipare e anzi dovrà occuparsi di farla funzionare. 5 mesi sono pochi, ma non sono pochissimi. Volendo lavorare si può lavorare molto. Noi oggi, su proposta proprio del Presidente Casini, ci siamo detti che in modo forse anche un po' irrituale rispetto al lavoro delle altre commissioni, siamo disponibili a convocarla il lunedì, il venerdì, cioè proprio per dare a questi 5 mesi un ritmo serrato. Ci sono molte cose da fare, molte persone da udire, molte crisi bancarie da studiare, da indagare, e credo che noi potremo dare un contributo utile alla verità. Pure Ghizzoni sul caso Banca Etruria? Ma questo lo valuteremo tutti insieme. Io credo che non ci saranno alcun tipo di omissioni. Le crisi che hanno segnato la storia di questo paese, le crisi bancarie, sono tante. Ovviamente credo sia necessario partire da quelle che sono all'origine di tutto, quindi da qualche anno fa, per arrivare fino ai giorni nostri. Insieme a tutti gli altri partiti valuteremo chi audire. Credo che sia giusto andare fino a fondo a tutte le vicende che hanno segnato questo paese.